Siamo giunti al quarto appuntamento con le interviste agli esponenti politici saronesi e come di consueto partiremo da quello che è il racconto della storia personale del nostro ospite per poi andare ad analizzare insieme quella che è l'attuale momento politico e i suoi riflessi ovviamente sulla nostra città. Oggi siamo in compagnia del consigliere PDL Paolo Strano, consigliere nonché anche coordinatore del PDL Del PDL. locale, ex assessore nella giunta Gilli. E oggi, come dicevamo appunto, in consiglio all'opposizione. Nel gioco dell'alternanza che stiamo facendo in queste nostre interviste, torniamo quindi a parlare, come dicevo poc'anzi, con un esponente dell'opposizione e, come anticipavo, partiamo da quelli che sono i racconti e i ricordi della sua esperienza di vita, in modo tale che i nostri telespettatori ci possano anche conoscerla meglio dal punto di vista personale. Sì, bene, innanzitutto buonasera a tutti. Io nasco in Sicilia, trascorro la mia gioventù in Sicilia, ma mi considero saronnese ormai di adozione, in quanto da oltre 36 anni ormai abito, vivo, e lavoro qui a Saronno. Sono sposato, padre di due figli, Angela che mi ha reso ultimamente nonno per la seconda volta, mentre Vincenzo sta per sposarsi ai primi di luglio. Come dicevo, la mia gioventù l'ho trascorsa in Sicilia, gli studi li ho svolti tutti in Sicilia, sono laureato in fisica nucleare e ho subito dopo la laurea ho vinto il concorso per passare nell'arma come ufficiale dei carabinieri. Questo lavoro mi ha portato un po' in giro per l'Italia perché ho frequentato la scuola ufficiale a Roma, poi come primo compito sono stato assegnato a Napoli e l'ultimo mio comando l'ho fatto a Palermo. Poi nella vita bisogna prendere sempre delle decisioni e d'accordo con mia moglie ho lasciato l'arma, sfruttando appunto la mia laurea e vincendo una cattedra di insegnamento qui al nord. Quindi nel 76 con mia moglie ci siamo trasferiti qui a Saronno e per 20 anni ho insegnato matematica e fisica qui nel Saronnese. Gli ultimi anni li ho svolti come coordinatore delle attività didattiche presso la scuola media di Origno. Dopo ho preso in mano l'Istituto Prealpi e da oltre 16 anni sono l'amministratore, quindi porto avanti appunto l'Istituto Prealpi. Non ho smesso di rimanere a contatto con i giovani. Prima giovane ufficiale dell'Arma dei Carabinieri a contatto con i giovani carabinieri, oggi, ancora oggi, non più giovane io, però a contatto con i giovani studenti che in un certo senso ti danno la carica per poter andare avanti. Quindi a grandi linee questa è diciamo, la mia vita da quando ero giovane a quando sono arrivato qui a Saronno, radicandomi bene qui a Saronno. Tant'è vero che riconoscendo appunto a questa città che ci ha accolto, sono stato uno dei fondatori dell'Associazione Sicilia a Saronno. Questa associazione Sicilia a Saronno ha come simbolo una grossa S con Sicilia e Saronno, proprio allo scopo di abbracciare la nostra terra natia con la città che ci ha accolto e che ci ha visto crescere anche professionalmente, e quindi proprio abbiamo sentito proprio la necessità di fare questa associazione come anche segno di riconoscimento a questa città che ci ha accolto. Siamo tutti siciliani, componenti di questa associazione e facciamo qualcosa appunto per la città di Saronno anche a livello culturale stesso. Ultimamente nel 2004 sono stato coinvolto politicamente nell'attività amministrativa della città di Saronno. Io non mi reputo un politico, mi reputo un cittadino prestato alla politica. E ben volentieri ho accettato poi l'incarico che il sindaco Gilli mi aveva assegnato come assessore alle attività produttive e anche allo sport. E su questa attività ho cercato di dare un segnale
per i cittadini saronnesi, nel senso di creare appunto tutte una serie di attività che potessero far diventare Saronno anche un punto di riferimento per tutto il circondario, non solo dal punto di vista logistico, quindi di attività, ma anche dal punto di vista del divertimento stesso, anche con lo scopo di incrementare l'attività produttiva dei nostri commercianti, perché appunto una delle mie deleghe era appunto le attività produttive e quindi dovevo incrementare anche appunto questo settore qui. Ritornando a quello che stava raccontando poc'anzi, mi incuriosiva questo legame di cui parlava appunto dalla terra natia alla Sicilia e la città di Saronno, che poi l'ha accolta negli ultimi anni, poi sì, sono molto più di pochi. Quindi. E, le volevo chiedere quale ricordo, diciamo, le è rimasto più impresso di quella che è la sua terra natale e cosa le ha dato viceversa Saronno rispetto magari a ciò che aveva. Sì. Allora, il ricordo che mi porto dietro, ma che è forse nel DNA di noi siciliani, è proprio l'apertura verso il prossimo, essere proprio così aperti e accogliere il prossimo anche se c'è una conoscenza molto limitata nel tempo. La cosa che ho notato qui invece è che c'era, almeno soprattutto nei periodi in cui noi siamo arrivati, una certa diffidenza, no? Il saronnese prima di aprirsi con una persona che non conosce, la deve conoscere bene a fondo, poi magari si apre da molto di più. Forse noi meridionali per il nostro DNA siamo più portati ad essere aperti, magari un po' più solare, forse è dovuto anche al clima, più solare, e quindi siamo più portati ad accogliere il non conoscente in maniera più spontanea. Ecco, questa è una cosa che all'inizio mi è mancato parecchio, venendo dalla Sicilia qui a Saronno, trovando appunto questo cambiamento di mentalità, questa chiusura in un certo senso, questa più che chiusura una diffidenza nei riguardi, diciamo, di una persona, ma non perché è meridionale, ma diffidenza in quanto una persona non conosciuta. Poi chiaramente un pochettino alla volta le persone conoscendo anche i saronnesi stessi si aprono e sono molto cordiali, però inizialmente appunto c'è questa diffidenza con la persona estranea. Ecco, questa è una delle cose che mi manca, che ho notato la differenza nel lasciare la mia terra natia e venire qui nel Saronnese. Però, come qualsiasi medaglia, c'è sempre il rovescio della medaglia. È innegabile che qui opportunità di lavoro sono molto di più rispetto al sud, anche per i figli stessi. Io posso raccontare un aneddoto, no? Così proprio della mia vita privata. I primi anni che uno si trasferisce dal sud al nord ha sempre la tendenza di ritornare al sud nuovamente, perché i legami lì sono molto più forti rispetto qui al nord i primi tempi. E mi ricordo che proprio in quel periodo con mia moglie valutavamo se era il caso di richiedere il trasferimento, essendo io docente, il trasferimento giù in Sicilia. E ad onor del vero devo dire che i miei suoceri, pur avendo l'unica figlia distante 1500 chilometri, sono stati loro che hanno detto, dice rimanete lì perché lì è una vita diversa, vi potrà dare molte più soddisfazioni dal punto di vista lavorativo che non qui al sud. E quindi proprio che normalmente i suoceri sono quelli che cercano di avere la figlia vicino casa, invece sono state proprio loro, quindi do onore, rendo onore ai miei suoceri che ci hanno convinti a rimanere qui al nord per poter continuare la nostra vita lavorativa. Poi sono venuti i figli, chiaramente i figli si sono inseriti qui, mia figlia ora è sposata con un saronnese e quindi ormai la nostra vita è qua. E la Sicilia è soltanto una terra dove ci si va, perché le radici rimangono sempre molto profonde, ci si va nel periodo di vacanza, però devo dire onestamente che dopo un mese di vacanza si sente la nostalgia per ritornare nuovamente qui a Saronno, perché ormai le radici sono qui a Saronno. E un'altra cosa che mi raccontava prima era questo rapporto con i giovani. Sì. Mi diceva appunto che l'ha sviluppato molto nelle varie attività che ha seguito. Sì.
Ha qualche particolare aneddoto, qualche Ma ricordo guardi, il rapporto forte? con i giovani è molto importante. Io ho portato adesso tra i banchi di scuola l'esperienza che ho maturato con i giovani quando, giovane ufficiale dei carabinieri, parliamo degli anni 70, 68, 70, quindi gli anni, diciamo, in cui era il sorgere del terrorismo, però c'erano gli scioperi di piazza, il 68, ricordiamoci tutti i disordini di piazza e tutto, dove lì i giovani carabinieri che si usciva in piazza per fare ordine pubblico, normalmente era sempre un'incognita, non si sapeva se riuscivamo a tornare a casa sani e salvi. E allora si instaurava questo rapporto tra il comandante e il giovane, ma era un rapporto, non c'era un regolamento scritto, no? Era un rapporto di fiducia tra il comandante e il giovane carabinieri. Io mi sono accorto che in momenti anche di pericolo e tutto, attorno a me c'erano sempre 3-4 giovani carabinieri disposti anche a prendersi loro le botte pur di non far menare il loro comandante. Quindi questo ti dava la carica, ti dava il segnale di come si riesce a instaurare un rapporto con i giovani. Questa mia esperienza che ho maturato, diciamo, in questi momenti difficili sulla strada, l'ho portata anche tra i banchi di scuola, fra gli studenti, perché oggi come oggi si parla tanto dei giovani di oggi che non hanno tanta voglia, però se uno li riesce a coinvolgere, se uno riesce a instaurare con loro un rapporto fiduciario, i giovani sono capaci di darti tanto, ma tanto veramente, no? E quindi mi è servita tantissimo questa esperienza maturata nella precedente professione, adesso riportarla tra i banchi di scuola. E tra le varie professioni che ha, i vari ruoli che ha ricoperto, le varie professioni che ha seguito nella sua vita, qual è quella più importante secondo lei? Ma secondo me la più importante, io rimpiango moltissimo l'arma dei carabinieri. È un legame, infatti ancora oggi io frequento l'Associazione Nazionale Carabinieri, sono il presidente perché anche qui con i carabinieri in congedo abbiamo istituito un nucleo di protezione civile di cui io sono il presidente, quindi rimaniamo sempre nell'ambito dei carabinieri perché sa, carabinieri si nasce, in un certo senso diceva qualcuno, non ci si diventa. E non si smette mai di essere carabinieri, cioè c'è questo forte legame con l'arma, questo spirito di corpo e quindi questa è una cosa che in un certo senso mi ha segnato profondamente e mi ha fatto crescere molto anche professionalmente. Quindi rimane questo forte legame con l'arma dei carabinieri. E anticipo quello che poi sarà il discorso dal punto di vista politico, per chiedere una cosa sempre personale. Mi diceva appunto che sono all'incirca 8 anni che si occupa dell'amministrazione della cosa pubblica, e dal 2004 Sì. era giusto, e ha intenzione, diciamo, di proseguire in questa attività oppure ha già fissato una deadline, una data in cui dirà, beh, però tutto sommato No, adesso io non magari mi mi sento. dedico più a fare il Sì, nonno, il nonno. visto che ci Ecco, sono questo nipoti di è cui mi una dispiace. richiesta pressante da parte di mia moglie, no? Mi sento dire che è giunto il momento di dedicarmi più ai nipotini. Io nella mia vita, così come ho potuto raccontare brevemente, mi sono sempre rimesso in discussione, mi sono sempre riciclato. Non pongo mai un limite, no? Fin quando ma soprattutto fin quando ho l'entusiasmo di fare qualcosa che mi ha contraddistinto come entusiasmo, allora la porto avanti. Nel momento in cui dovesse venire meno questo entusiasmo, allora smetto. Oggi come oggi ancora questo entusiasmo di essere impegnato anche politicamente, sempre per il bene di Saronno, diciamo, perché non ho nessun'altra velleità che non quella di dedicarmi solo a Saronno, esclusivamente a Saronno, fin quando questo entusiasmo ancora rimane in me, penso di continuare. Io chiedevo proprio per collegarmi a quella che è la seconda parte della nostra chiacchierata, che volevo iniziare, diciamo, più da un punto di vista generale, siccome è un periodo un po' particolare per la politica italiana e siamo reduci da una tornata elettorale che ha cambiato qualche equilibrio sostanziale, e le volevo chiedere, secondo lei, quale potrebbe essere la ricaduta a livello cittadino rispetto a quelli che sono stati dei risultati a volte anche sorprendenti di quella che è stata l'ultima tornata amministrativa. È innegabile, e queste ultime elezioni ce lo confermano, che ormai il distacco tra il cittadino e la politica
comincia a diventare molto ampio, no? I cittadini si stanno allontanando sempre più dalla politica con tutti questi scandali che stanno coinvolgendo, diciamo a 360 gradi, tutto il panorama politico, perché qui non c'è più né destra né sinistra, no? Tutto il panorama politico è coinvolto da questi scandali, che soprattutto avvenendo in questo periodo di crisi dove le famiglie hanno proprio difficoltà a raggiungere la fine del mese economicamente e poi sentire gli scandali, i vari milioni che sono stati o portati all'estero oppure bruciati in diversi modi, chiaramente questo non ha fatto altro che aumentare questo distacco da parte dei cittadini nei riguardi della politica stessa. Quindi per la politica prevedo dei tempi duri per poter riconquistare nuovamente la fiducia dei cittadini. Innanzitutto ci deve essere un cambio di passo e di mentalità, no? Così non può andare avanti. Io credo che almeno non nel nostro piccolo qui a Saronno o nei paesi piccoli come Saronno, però a livello centrale questo segnale forte che è stato dato dai cittadini italiani deve essere recepito e non lasciato cadere nel vuoto, perché sennò altrimenti veramente la politica tenderà a scomparire, lasciando posto a qualcosa che non sappiamo dove ci porterà poi questo qualcosa di nuovo, perché abbiamo visto che la mancanza della politica poi non sembra portare dei buoni risultati dopo. E mi ricollego ancora al discorso che si faceva in più occasioni, relativo ai giovani. Abbiamo visto che sta emergendo un movimento già da qualche anno che, al di là del leader e di chi può accompagnare questo movimento in questo momento, propone molti giovani. Quindi le volevo chiedere, secondo lei, che cosa si può fare anche da parte dei partiti tradizionali per portare avanti maggiormente quelle che sono anche le istanze, ma anche proprio la Certo, voglia di proporsi da parte dei giovani. indubbiamente la classe politica ci deve essere un ricambio generazionale, non può continuare ad avere persone che ormai calcano la scena politica da decenni e decenni e decenni. Quindi ci deve essere questo avvicinamento della politica verso i giovani e dei giovani verso la politica, ma chiaramente questa forma attrattiva deve scaturire da un cambiamento di passo, no? Da un cambiamento di modo di fare politica, perché così com'è, chiaramente i giovani non si avvicinano alla politica. Quindi ci deve essere questo avvicinamento, come dicevo prima, dalla politica verso i giovani, ma anche una forma di attrattiva da parte della politica nei riguardi dei giovani, perché se no questo bisogna far crescere una nuova classe politica con le idee giovani, perché i giovani, come dicevo anche prima, sono dei portatori di idee e delle iniziative, sono delle persone infaticabili dal punto di vista anche di essere propositivi di idee e bisogna, noi diciamo anziani, tra virgolette, avere la capacità di cogliere questi segnali, avere anche la pazienza di sapere ascoltare. Non arroccarsi sul fatto di dire ma io ho questa esperienza, ma dobbiamo avere l'umiltà di sapere ascoltare anche i giovani e le loro proposte, perché da loro può venire tanto e tanto di buono. Adesso vorrei virare un po' più decisamente su quelle che sono le questioni, per così dire, di casa nostra, di Saronno. E noi nelle precedenti interviste abbiamo visto emergere con tutta evidenza che il momento è particolare, quello che stiamo vivendo, sia a livello nazionale che locale. E quindi restano ben pochi margini di manovra anche per quelli che sono gli amministratori della cosa pubblica saronnese. Detto questo, le chiedo se pensa che la maggioranza attuale stia remando nel complesso, nella giusta direzione, oppure se si possano muovere delle obiezioni, magari anche rilevanti, alla giunta in carica. Ma indubbiamente il periodo non è bello dal punto anche di vista economico, non solo per le famiglie, ma anche per l'amministrazione comunale. I fondi scarseggiano sempre di più, i trasferimenti da parte dello Stato e delle regioni diminuiscono sempre di più e quindi chi amministra una città come Saronno deve far conto poi con il bilancio. Io dico però sempre una cosa, che un buon amministratore, se riesce ad amministrare portando il buon senso del padre di famiglia e amministrare la cosa pubblica come se fosse qualcosa
di casa mia, diciamo, no? Portare. Allora anche nei momenti di difficoltà si può magari trovare qualche cosa, qualche spunto di buono, no? Io quando ero assessore qualcuno mi diceva: ma lei come fa ad avere tutte queste idee e poi ad attuarle senza grosse spese per l'amministrazione comunale? Io dicevo: guardate che io ogni mattina mi sveglio e dico cosa devo fare oggi per mantenere a galla la mia attività privata, no? Allora, se un amministratore questa stessa filosofia la porta anche nell'amministrare la cosa pubblica e dire: vabbè, io devo amministrare la cosa pubblica, però con il concetto di dire faccio quello che farei a casa mia per il mio bilancio familiare, chiaramente con le dovute proporzioni, allora si riesce anche a ottenere qualcosa di buono stesso. Questa amministrazione sicuramente sta facendo quello che è nelle sue possibilità anche dal punto di vista di disponibilità economica. Certo, potrebbe osare qualche cosina in più, poi ognuno di noi farebbe delle scelte anche diverse, no? E quindi poi magari scenderemo più nei particolari degli ultimi accorgimenti riguardo l'IMU, non IMU, perché noi abbiamo proposto, perché si deve tener conto delle situazioni in cui versano i cittadini in questo periodo qui. La cosa che mi ha dispiaciuto ultimamente è il suicidio dell'imprenditore Fenzi, che oltretutto è un carissimo amico mio, abita proprio qui di rimpetto casa mia, in via Montesanto, ci conoscevamo da oltre 30 anni, e quando ho appreso questa notizia veramente sono rimasto profondamente sconvolto, anche perché ci eravamo visti un paio di ore prima e niente lasciava presagire un gesto di questo tipo qui. Quindi bisogna tener conto anche di questo, no? Trovare dei fondi per poter fare anche un fondo di solidarietà anche per questi imprenditori che si trovano in difficoltà, dobbiamo farci carico anche di questo. Quando si è parlato, magari non so, anticipo qualche domanda sua, però quando in Consiglio Comunale si è parlato dell'IMU, no? Dove l'amministrazione comunale ha portato l'IMU sulle seconde case al 9,8 per mille, che è quasi il massimo previsto dalla legge. Noi avevamo chiesto: distinguiamo tra la seconda casa che produce un reddito, quindi chi ha l'appartamento che lo affitta, dal capannone dell'imprenditore, del piccolo falegname che ha quella piccola bottega che gli risulta come seconda casa, ma che sicuramente lì produce ricchezza per lui, non produce un reddito, no? Quindi distinguiamo perché anche il capannone industriale dobbiamo far pagare il 9,8 per mille quando questo capannone dà lavoro ad altre persone e corriamo il rischio di mettere in ginocchio l'imprenditore. Cioè riusciamo a distinguere tra l'appartamento che è affittato e mi produce un'entrata dal capannone che invece è un luogo di lavoro ed è un luogo che dà lavoro anche ad altre persone. Però diciamo, questo segnale che noi avevamo chiesto fortemente, l'amministrazione non l'ha accolto, ha mantenuto sempre il 9,8 per mille, sempre dicendo si vedrà poi in futuro, settembre-ottobre, se è il caso di ritoccarlo oppure no. Però era anche in questo momento, fare una scelta del genere in questo momento era anche un segnale di tranquillità per quelle persone, per quelle attività lavorative che magari non stanno navigando tanto bene in questo periodo, però c'era questa tranquillità di dire, anziché dire rimandiamo tutto, tanto c'è tempo fino a settembre per poter modificare le aliquote, se si dava un segnale forte adesso si poteva anche raggiungere un momento di più serenità per chi sta trovando difficoltà. Quindi ci sono, io ripeto, non mi sento di condannare totalmente questa amministrazione, perché il periodo è brutto ed è brutto ed è innegabile che è così, però alcune scelte potrebbero essere fatte in maniera diversa. Ecco. Sì, proprio restando magari sul tema, noi abbiamo parlato anche con l'assessore Santo proprio nello specifico del bilancio e ricordava come, diciamo, si sente un po' con le mani sul collo da parte dello Stato, perché il problema è anche poi onorare quello che sarà il dovuto rispetto al governo centrale, e la scelta, come mi diceva, era caduta sul fatto di limitare al massimo i danni nei confronti dei proprietari della prima casa
e purtroppo poi dover gravare effettivamente sulle seconde abitazioni. E secondo lei, diciamo, facendo magari anche dei freddi numeri, quale sarebbe stata una soluzione di compromesso magari migliore? No, ma è quello che dicevo prima, no? Io non condanno magari questa liquida massima al Sì. 9,8 per la seconda casa, se per seconda casa si intende l'appartamento che viene affittato e che produce un reddito, no? Però avere anche un occhio di riguardo per quell'attività. Io porto un esempio mio personale, che però credo che sia anche in parecchie famiglie saronnese, no? O, come dicevo prima all'inizio dell'intervista, a luglio sposerà mio figlio. Io sto dando a mio figlio un appartamento chiaramente gratuito, no? Comprato per lui, intestato a me. Questo appartamento lo sto dando a mio figlio, diventa per me seconda casa, cioè io su questo appartamento pagherò l'aliquota del 9,8 per mille, la massima aliquota, ma questo appartamento per me non sta producendo nessun reddito, cioè non sto ricavando niente, pagherò il massimo dell'aliquota giusto perché l'ho data a mio figlio. Ecco, ci sono tutte queste situazioni che potevano anche essere di volta in volta valutate, no? Il genitore anziano che dà la casa al figliolo, pur rimanendogli intestata a lui, non deve figurare come seconda casa se lui non va ad abitare lì, gli abita il figlio, perché far pagare il 9,8 per mille su un appartamento che viene dato a titolo gratuito al figlio che si sposa. E ci sono tutte queste piccole differenziazioni che, linea di principio, il 9,8 per mille va bene, però potrebbero essere diversificate di volta in volta questi casi, e credo che come il mio ce ne sono parecchi casi qui a Saronno di genitori che hanno dato l'appartamento al figlio o alla figlia che si è sposata e che ora se la ritrovano come seconda casa, e quindi pagare un'aliquota maggiorata sotto questo Riuscire a punto di trovare un vista. carattere più Ecco, trovare, progressivo. esatto, trovare un carattere progressivo. Una cosa che io ho apprezzato moltissimo in questa amministrazione è che non hanno toccato l'aliquota IRPEF, benissimo, quindi, anche questa qui sarebbe stata anche una cosa, non hanno toccato questo. Però altro, ecco perché dico, non mi sento di condannare in toto l'operato di questa signora, però su alcune cose dissenso perché potevano essere affrontate in maniera diversa, in un'ottica diversa, diciamo. Un po' il classico guaio della coperta Si corta corta che che uno cerca di tirarla da purtroppo una si parte sta o dall'altra, accorciando sempre di di più, tra più. l'altro. E qualche altro spunto invece su altri argomenti, per esempio io mi ricollego anche a quella che è stata la sua esperienza di amministrazione e prima non le ho lette perché erano tantissime le voci, però le ricordo giusto per dare un po' l'idea di tutte le cose di cui si è dovuto occupare. Lei da assessore si occupava di sport, commercio e attività produttive, promozione del territorio, fiere e mercati, sportello unico per le imprese, statistiche e risorse umane. Esatto. Dovrei averle dette tutte. Ecco, riguardo promozione del territorio, io ultimamente non ho sentito, perché io non vorrei che, preoccupati di far quadrare il bilancio, e credo che non sia così solo questo per l'amministrazione, non vorrei che si perdesse l'occasione dell'Expo 2015. Io ho una delle mie ultime attività che avevo portato avanti, era un tavolo con le principali città della provincia di Varese, quindi Varese, Gallarate, Busto e Saronno, eravamo riusciti a fare un tavolo di concertazione proprio per cominciare a studiare, con l'apporto anche dell'ASCOM, quindi dei commercianti saronesi, anche una strategia per poter coinvolgere anche Saronno e il Saronnese in questo evento dell'Expo 2015. Questo sarebbe un peccato perdere questa occasione. Cioè riuscire a importare Saronno in un circuito, in un percorso anche culturale, no? Perché Saronno si trova anche sull'asse Milano-Como, tanto per dire, dove c'è un grosso spostamento di turisti, perché dalla grossa città di Milano vanno magari verso sul lago, noi ci troviamo nel mezzo con le nostre ricchezze che abbiamo qui, il santuario, la chiesa di San Francesco, con tutte le opere che ci stanno dentro, riuscire ad diciamo, intercettare questo flusso di turismo che si sposta da Milano verso Como, da Como verso Milano, e farlo o intercettarlo per farlo venire qui a Saronno. Questa era un'iniziativa che io già avevo portato avanti, avevo iniziato, e spero
che non sia stata lasciata cadere così nel vuoto, proprio perché è un'occasione non indifferente per promuovere appunto il territorio di Saronno, cogliendo questa occasione dell'Expo 2015. Quindi è molto importante e invito appunto l'amministrazione comunale, se già non lo sta facendo, di non lasciar cadere appunto questa opportunità. E sempre collegato poi all'Expo, si potrebbe anche pensare a progetti che possano portare anche qualche denaro in più E alla certo, città, perché in modo tale da nel momento in migliorare. cui chiaramente c'è questo afflusso di denaro, tutto si mette in moto, tutto un meccanismo, si mette in moto tutta l'attività commerciale, i negozi, i ristoranti, tutto, no? Quindi è tutto un volano che si mette in movimento nel momento in cui noi riusciamo a intercettare questo. Chiaramente teniamo presente che in questo caso ci sono anche dei contributi che uno può sfruttare, no? Infatti. Ultimamente io una delle cose che avevamo portato, che grazie a un contributo regionale, era il distretto del commercio a Saronno, che ha permesso la riqualificazione della piazzetta che c'era vicino a Piazza Volontari, Piazza Volontari, l'ingresso di via, mi sfugge ora il nome, di via San Cristoforo, esatto, l'ingresso della via San Cristoforo, grazie a questo contributo regionale era stato riqualificato anche l'arredo urbano con i vari totem che illustrano tutto questo fatto qui, addirittura c'era la possibilità, che poi è stata lasciata decadere, non so per quale motivo, di poter mettere un pulsante di allarme nei vari punti, nei vari negozi, un pulsante di allarme collegato con la polizia locale. C'era anche questo contributo. Questo serviva non solo per lo scopo antirapina, che coloro ci dovesse essere la rapina nel singolo negozio, ma anche sul fatto di una sicurezza territoriale, perché se il negoziante si accorgeva che magari nella strada del suo negozio stava avvenendo un evento particolare, premendo il pulsante allertava già la polizia locale, quindi c'era questo intervento immediato, perché un altro problema molto importante è la sicurezza della città di Saronno. Ultimamente abbiamo avuto anche degli episodi spiacevoli, di tentativo di stupro di quella ragazza al Molino Candi, e chiaramente tenete presente che in questo momento di difficoltà l'insicurezza si avverte ancora di più, perché le persone, i problemi di far quadrare il bilancio e tutto, quindi un problema della sicurezza diventa ancora più emergente in queste situazioni così di difficoltà. Quindi questo è un altro problema. Quel pulsante antipanico, antirapina, che poteva essere installato nei vari negozi con un contributo della Regione Lombardia, serviva proprio anche a questo. Lo scopo mio ideale era proprio quello di tenere monitorato il territorio anche con gli stessi negozianti stessi, che vedevano che succedeva qualcosa, subito schiacciavano il pulsante e subito si allertavano le forze di polizia stesse. E tra le varie voci che segnalavo prima, ce n'era una che riguarda lo sport, e credo che sia molto importante che nella sua esperienza anche di vita. E, diciamo che viviamo una situazione un po' particolare a Saronno, riguardo soprattutto quello che è lo sport nazionale. E in merito alla questione sportiva, Guarda, come si stanno è muovendo? un mio grosso cruccio lo sport di Saronno. Nel momento che io mi è stata affidata la delega dello sport, no? Io non mi ero ancora reso conto, nonostante dopo 30 anni che vivo a Saronno, di quanto fosse vasto il panorama sportivo saronnese, no? Perché veramente è un panorama sportivo che abbraccia quasi tutta la totalità delle discipline sportive, ma non solo a livello amatoriale, perché noi abbiamo anche dei punti di eccellenza non indifferente, vede per esempio il softball femminile che ha disputato, la pallavolo o il ciuckball che non tutti conoscono, ma addirittura noi siamo campioni italiani da parecchi anni, siamo stati anche vice campione mondiale. Durante il mio assessorato, il ciuckball saronese è diventato vice campione mondiale. Quindi diciamo abbiamo degli sport di eccellenza, ma soprattutto nel mio assessorato come assessore allo sport, io avevo dato una valenza allo sport non tanto solo come attività sportiva, ma una valenza soprattutto educativa, perché è molto importante. Teniamo presente che oggi come oggi i giovani che
che sono coinvolti in un'attività sportiva sono giovani che non stanno in mezzo alla strada, quindi sono ragazzi lontani da parecchie tentazioni, no? Quindi lo sport, anche a livello dilettantistico, fa crescere questi ragazzi dal punto di vista caratteriale, li fa crescere dal punto di vista anche di principi sani e robe di questo genere qui. Quindi io lo sport gli davo soprattutto questa valenza educativa più che sportiva. Poi chiaramente ci sono anche delle eccellenze, mi viene in mente per adesso Perini, che nell'atletica è un ragazzo che promette bene e che lascia ben sperare, che porterà sicuramente in alto il nome dell'Osa Saronno anche a livello mondiale stesso. Però al di là di questi campioni, io come assessore allo sport avevo istituito il Gran Galà dello Sport. Il Gran Galà dello Sport, che era, ho visto che anche quest'anno l'amministrazione lo ha ripreso nuovamente come Festival dello Sport, ha cambiato il nome, non l'ho voluto più continuare a chiamare Gran Galà dello Sport, l'ha chiamato la Festa dello Sport, questo lo dico in maniera così chissà perché. Vabbè, però lo scopo che io avevo, quando avevo istituito questo Gran Galà dello Sport, mi ero rivolto alle associazioni dicendo: guardate, è una sera che dobbiamo premiare un atleta per ogni società sportiva, però non dobbiamo premiare il campione, perché non è questo il momento. Il campione riceverà sempre dei doni, no? Riceverà sempre delle coppe, vincerà sempre delle medaglie, il primo che arriverà sempre primo. Non sarà questo il momento per poterlo premiare. Dobbiamo premiare sempre l'eterno secondo, dobbiamo premiare quel ragazzo che magari Madre Natura non lo ha dotato di quello spunto per poter arrivare primo, ma che si è sempre impegnato, che nel gioco di squadra è stato sempre l'elemento catalizzatore, quello che è riuscito a coinvolgere i compagni, che magari non salirà mai sul podio perché Madre Natura non gli ha dato lo spunto. Allora questa è l'occasione buona per premiarlo. Perché questo ragazzo che non ha vinto nessuna gara ma che viene premiato diventerà di esempio per gli altri compagni, perché gli altri compagni che dicono: se quest'anno è stato premiato lui anche se non ha vinto niente, mi devo impegnare perché il prossimo anno voglio salire io. Quindi avevo dato a questo Gran Galà dello Sport appunto questa valenza educativa, far capire che lo sport non è solo la vittoria, ma lo sport è anche l'impegno, il sacrificio, essere puntuali agli allenamenti, non litigare con i compagni, essere un elemento catalizzatore per gli altri. Ecco, dare questa valenza. E chiaramente bisogna riconoscere un notevole lavoro a tutti i volontari che stanno attorno a queste associazioni sportive. E l'amministrazione comunale come può riconoscere questo impegno? Dando delle sovvenzioni, perché la maggior parte di queste associazioni vivono soltanto del contributo e di qualche piccolo contributo che danno le famiglie dei vari ragazzi che frequentano. Oggi come oggi è impensabile poter chiedere un ulteriore contributo alle famiglie con i tempi che corrono. Quindi l'amministrazione comunale, secondo me, dovrebbe farsi carico di questo. E a malincuore purtroppo vedo che da 2 anni nel bilancio comunale il contributo che noi riuscivamo a dare anche nei momenti non buoni, nei momenti di crisi, perché già l'ultimo periodo nostro di amministrazione si avvertiva la crisi, quel contributo è scomparso del tutto. Oggi come oggi le associazioni sportive non ricevono più nessun contributo da parte dell'amministrazione comunale. E questo è un peccato perché si va ancora a aggravare l'operato di questi volontari che trovano difficoltà a mandare avanti tutte le varie iniziative che le società sportive portano avanti. E vede che c'è già una ricaduta anche in termini di allontanamento di alcune persone che si occupano di sport in Certo, città, si sta già perché si sta sentendo. scendendo proprio perché? Perché c'è questo disinnamoramento, diciamo, in quanto il referente è l'amministrazione comunale. Se l'amministrazione comunale non risponde, non ti dà quella soddisfazione, allora dice: ma cosa sto a fare qua io, no? E allora, e questo è un peccato, lasciar morire tutte le varie iniziative sportive che possono esserci in atto, veramente questo è un grosso peccato. Un'ultimissima cosa sempre sul tema, come ci si sente ad essere una città, c'era ancora quando c'era lei il Saronno, Il Saronno ad Calcio. essere una città che manca, è un po' banale come tema perché in Italia si sa che questo è uno degli argomenti che vanno per la maggiore, però effettivamente noi abbiamo avuto
nel recente passato, insomma, non sono passati molti anni, una squadra che quasi quasi ci andava in Serie B. Sì, ecco, io sono del parere che Saronno, essendo stretta tra Milano e Monza, non possa avere quelle velleità di avere una grossa squadra da poter Sì, aspirare alla qualcosa categoria. di Però su una più C2, tranquillo. una C1, qualcosa, per dare anche perché vedevo che quando il Saronno andava bene È un volano c'era importante. un grosso afflusso di tifosi, oltre gli ultras che magari certe volte ingiustamente hanno superato i limiti della tollerabilità e tutto. Però diciamo che aveva un grosso seguito Saronno, come aver lasciato morire il tutto, ma proprio per mancanza anche di fondi, per mancanza di contributi da parte dell'amministrazione. Ecco, queste qua sono delle scelte che ogni amministrazione fa in un senso o nell'altro senso, criticabili o non criticabili, però sono delle scelte che un'amministrazione deve fare. Questa amministrazione chiaramente non ha fatto la scelta di aiutare nei limiti del possibile lo sport. Magari avrà fatto altre scelte più encomiabili, non lo so, però dal punto di vista sportivo sicuramente ha deciso di non scegliere, di non dare nessun contributo. E quindi lasciar morire anche. Ora vabbè, abbiamo un Cistellum che gioca qui a Saronno, però non è la squadra di Saronno, non si chiama però, è un estraneo che ha affittato il campo e basta. Infatti come seguito non è che penso che nessun saronnese vada a vedere o vada a gioire perché il Cistellum abbia vinto, non gliene può fregare di meno, come dicono a Roma, no? E sempre restando su quelle che erano le sue competenze nell'attività di assessore, ci sono altre particolari specifiche nelle quali lei si sente di fare un parallelo con l'attuale amministrazione, se sono state seguite nel modo secondo lei corretto o se manca Sì, qualcosa? no, io come diceva, come accennava prima lei, durante il mio assessorato, dal punto di vista della promozione del territorio, abbiamo istituito parecchi momenti anche di, così, oltre che culturale, anche di eventi per le vie della città. Vedo che parecchi di questi eventi, magari cambiando il nome, cambiandogli tutto, però perché ogni amministrazione cerca di dare una sua impronta, sta ricalcando parecchi di questi eventi come la campagna Vieni in Città, la festa di primavera, la Notte Bianca. La Notte Bianca sono stato io come assessore ad averla introdotta per la prima volta e quindi sta ricalcando appunto questi eventi, li sta portando avanti, anche perché c'è stata una grossa rispondenza da parte non solo dei cittadini saronnesi, ma di tutto l'Interland saronnese, no? Proprio per, ma lo scopo era proprio anche quello di dire portiamo le persone a Saronno per incentivare anche il commercio, perché è vero che nella notte bianca le persone escono per divertirsi e nessuno andrà a comprarsi il vestito o la camicia, però se io lascio il mio negozio illuminato, e quella sera lì mi passano davanti alla vetrina del mio negozio 10-12 mila persone, magari non entrerà nessuno questa sera, ma l'indomani magari ci sarà l'opportunità che qualcuno entrerà perché ha visto qualcosa che la interessa. Quindi tutte queste attività erano proprio mirate allo sviluppo della città. Vedo che questa attuale amministrazione sta portando avanti appunto queste varie attività. E invece io provo a farle una domanda, diciamo Cattiva. la sua visione da esterno, no, ma una cosa sull'attuale maggioranza, perché insomma le voci poi si rincorrono, quindi sembra che sia un momento un po' particolare con eventuali uscite, non uscite. Voi come la O vedete uscite da... annunciate e poi ritirate. Certo, in dubbio credo che anche loro lo possono ammettere che non stanno attraversando un periodo di tranquillità, diciamo, no? O di calma apparente, un attuale periodo di calma apparente. Il momento è brutto, però lo si sapeva benissimo, lo sapeva il sindaco Poro quando lui ci sono state le elezioni nel 2010, eravamo in piena crisi, oltretutto
Il sindaco Poro proviene da un'esperienza politica non indifferente di anni e anni di consigliere comunale, quindi non è stato uno che è sceso dalla luna ed è stato calato a Salone e si è trovato questa situazione. Sapeva benissimo qual era la situazione, eravamo in piena crisi, anche se il governo Berlusconi cercava di minimizzare, però già i segnali c'erano tutti di una bella crisi. Quindi il voler a qualunque costo proporre ai cittadini delle cose che poi era impensabile poterle mantenere, no? In un momento di crisi. Io anche nell'ultimo consiglio ho definito il libro dei sogni il programma del sindaco Poro, ma non per cattiveria, perché erano dei progetti, mi sembra che erano 10 punti del programma Poro e attualmente non è stato Sì, neanche infatti la realizzato. interrompo solo un attimo, ne abbiamo parlato anche con l'assessore Fontana per capire se ci possano essere dei margini anche su questi grandi progetti e insomma ci si scontra con la realtà, quindi poi in parole povere si rimane fermi Ecco, e quindi su tutta la linea proprio perché non c'è la possibilità. questi che, però ripeto, si sapeva già sin da allora, 2 anni fa, che eravamo in piena crisi, quindi non vado io a proporre la luna se poi già so che la luna non la posso comprare, non la posso prendere, non so se rendo l'idea. E credo che questo qui abbia, da una parte, inizialmente generato delle aspettative che poi, non potendole rispettare o non potendo attuare queste aspettative, di controcolpo c'è stato il mal di pancia, no? Era prevedibile anche questo e quindi di conseguenza ora l'attuale maggioranza, questi mal di pancia, così che evidentemente sono quasi all'ordine del giorno, magari scaturiscono appunto dal fatto che magari qualche membro della maggioranza si aspettava qualcosa e poi non potendola vedere realizzata, magari comincia a diventare un pochettino scalpitante e non riesce più a dire sempre di no, perché fino adesso si è detto sempre di no. Ognuno di noi dice ogni tanto diciamo anche qualche sì, cioè non ci si può trincerare solo sul fatto di dire questo non si fa perché soldi non ce n'è, questo non si fa perché soldi non ce n'è, cioè è vero che c'è il patto di stabilità che ti vincola, che ti strozza in un certo senso. Però, come dicevo prima, un bravo amministratore si deve vedere anche, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché se non ci sono momenti di difficoltà, tutti siamo in grado di amministrare sia la cosa pubblica che la privata, no? Se ci sono i soldi, non è che ci vuole una grossa bravura. Un bravo amministratore si deve vedere proprio nei momenti di difficoltà, poter mantenere avanti a galla la propria azienda e non dire mai no, 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 perché sennò non c'è nessun sviluppo, non c'è niente e si rimane fermi al palo. Credo che questo stia suscitando dei parecchi mal di pancia all'interno della maggioranza stessa. E poniamo la domanda un po' sulla possibilità che magari in futuro, chissà anche prossimo, possa toccare a voi, a lei, di ripresentarsi come amministratore della città. E proprio con queste basi che sono, insomma, non lasciano presagire nulla di buono nemmeno per gli anni a venire. E se lei potesse scegliere, decidere di avere comunque un grande progetto effettivamente realizzabile, cosa le verrebbe in mente come progetto di primaria importanza secondo Guarda, lei? oggi come progetto di primaria importanza per me, fatta eccezione per i servizi sociali, che su questi qua chiaramente il sociale penso che sia l'amministrazione Gilli, ma anche questa amministrazione sta lavorando bene, sempre nei limiti del possibile. Un altro progetto, secondo me molto importante, è la sicurezza. Oggi come oggi, oggi, domani magari cambieranno le cose, però oggi, se io oggi potesse avere una bacchetta magica, io darei una vera svolta alla sicurezza sul territorio di Saronno. Secondo me questa è una cosa molto avvertita dai cittadini di Saronno, l'insicurezza, vivere barricati in casa, già uno non è tranquillo per altri motivi, se poi ci deve essere anche questo problema, la paura, l'insicurezza della rapina e tutto, veramente, ecco, questo io darei molta importanza anche alla sicurezza,
Fermo restando che i servizi sociali per me sono l'effetto primario, però su questo l'amministrazione sta lavorando bene. Ecco, punterei soprattutto l'attenzione anche sulla sicurezza, che è molto importante. Ma intende sia dal punto di vista, diciamo, di creare delle campagne che portino la gente, di informazione che portino la gente ad essere più sicuro, proprio anche Ma provvedimenti. anche la presenza sul territorio, Sì. no? Io penso che sia, conoscendo tutti i cittadini, io nell'ultimo consiglio comunale, quando si è parlato dell'approvazione del bilancio, ho avuto uno scontro con l'assessore Nicolo, che è l'assessore addetto anche alla sicurezza, perché chiedevo come mai non si è reiterato il nastro orario dei vigili urbani che lavoravano, magari, cioè iniziavano il servizio non alle 7 di mattina, ma lo anticipavano prima. Per esempio, non c'entra niente con la sicurezza quello che sto per dire, però il fascio orario della polizia locale con noi era stato ampliato sia nelle ore notturne che anche nelle ore mattutine presto, no? Per esempio, c'era la pattuglia della polizia locale che usciva la mattina e girava per le strade dove avveniva la pulizia delle strade con la spazzatrice. Da un periodo di tempo non esce più questa pattuglia, quindi i cittadini saronnesi non si preoccupano più neanche di spostare la macchina il giorno della pulizia. Non ha senso far passare la spazzatrice, che deve fare lo slalom fra le macchine parcheggiate, e pulire soltanto il centro della strada, che già di per sé è pulito lo stesso. Io ho chiesto come mai queste pattuglie, questo ampliamento del nastro orario della polizia locale non fosse stato più reiterato. L'assessore mi ha dato delle risposte evasive. Io gli avevo chiesto: mi dica se intende riattivarlo oppure no, sì o no. Non c'è stata una risposta ben chiara e netta sotto questo punto di vista. Quindi una maggior presenza. Non possiamo demandare solo e tutto ai carabinieri, ai miei amici carabinieri, anche perché il territorio della Compagnia di Saronno è un territorio molto ma molto vasto, quindi nel momento in cui nelle ore serali c'è la pattuglia che deve coprire un territorio molto vasto, non è una pattuglia che può stazionare solo qui nell'Interland di Saronno, si spinge fino a Tradate e quindi il territorio di Saronno vero e proprio magari rimane scoperto, perché se avviene un incidente stradale a 20 km da qui la pattuglia dei carabinieri non c'è. Allora chi meglio della polizia locale che opera sul territorio invece può garantire anche un certo senso di sicurezza anche ai cittadini, soprattutto ora che iniziano o che dovrebbe iniziare la bella stagione, non si direbbe in queste. La famiglia che esce per strada alle 10 di sera, incontrare una pattuglia di vigili urbani, già si sente più rincuorata, perché dice: c'è qualche angelo custode che sorveglia anche la mia passeggiata serale, che non vedeva soltanto le strade. Ecco, questo è molto importante, no? Cioè fare riconquistare ai cittadini quella sicurezza, poterle fare uscire tranquillamente da casa e non aver paura né di lasciare le case chiuse, che poi hanno il pericolo di trovarsi svaligiate, né passeggiare per strada e fare dei brutti incontri per strada. Io vorrei fare un passo indietro prima di andare alla conclusione, che è un po' la cosa classica che facciamo con tutti, di andare a fare un po' le carte al futuro, ma poi vedremo. Volevo fare un passo indietro rispetto a quella che è stata l'esperienza a Saronno, del commissario, che è stata preceduta dalle elezioni in cui avevamo eletto il sindaco Porro Sì, con una giunta che però pure sarebbe stata di maggioranza opposta. E le volevo chiedere se secondo lei quella non è stata un'occasione persa per provare, cioè per provare ad andare avanti con quella situazione e creare le condizioni per cui tutti dovessero effettivamente guardarsi in faccia ed essere un po' costretti a a me. Ah, l'occasione collaborare. non del commissario, l'occasione L'occasione di precedente, avere sì. un sindaco con una maggioranza. Sai, questo è il senno del poi, Sì, so che e dice, non si può posso, dire tutto, si può però dire tutto, che ero poteva curioso di andare bene, sentire. poteva andare male, però sai, i presupposti, come si fa a dire un'esperienza, un sindaco che bene o male doveva dar conto e ragione del suo operato
a chi lo aveva portato come sindaco, e però dall'altra parte doveva dar conto e ragione a chi lo doveva sostenere poi in consiglio comunale. Io non dico tanto per la maggioranza nostra, ma soprattutto per il sindaco Poro sarebbe stata una vita veramente impossibile, no? Perché si trovava schiacciato da una parte che gli si diceva una cosa, dall'altra parte, perché lui non poteva dire ascolto solo chi mi sostiene in consiglio comunale e non dare retta a chi mi ha portato a farmi eleggere come sindaco, no? Quindi forse è una domanda che bisognerebbe chiedere a lui, perché Vabbè, noi magari avremo ho occasione. occasione di Era una chiederlo, però domanda. ripeto, non so come sarebbe stata la vita di Poro sindaco con una maggioranza di centrodestra e lui appoggiato dal centrosinistra, Era una no? domanda che mi veniva spontanea pensando al fatto del disamore di cui parlavamo, della gente nei confronti della politica, che potesse essere in locale, quindi qui nella nostra città, quindi una realtà più piccola rispetto a quella nazionale. Una possibilità di dimostrare alla gente che si può anche collaborare nonostante si abbiano idee magari Ma diametralmente guarda, opposte. ci sono delle esperienze, però secondo me doveva nascere in maniera diversa, no? Mi sembra, o non vorrei sbagliarmi, che a Gerenzano, in quest'ultima tornata elettorale, il sindaco diventa espressione di una lista civica che racchiude componenti sia di destra, di centro che di sinistra, no? Ma già lì è partita in maniera diversa la situazione, no? Cioè queste hanno fatto questa lista civica, persone provenienti da aree diverse, hanno trovato l'unità e l'accordo su un programma da portare avanti e allora si è costruita questa maggioranza, diciamo, bipartisan, no? Cioè al di fuori dei partiti. Lì, qui a Saronno invece si veniva da una situazione diversa. Più. C'era il sindaco con un programma elettorale suo, una maggioranza in consiglio comunale con un programma che per alcuni punti poteva andare anche a coincidere, ma per altri punti erano completamente diversi, e allora diventa difficile poi poter conciliare le due cose, no? Quindi bisognerebbe creare le condizioni prima di poi arrivare a queste Appunto, la situazioni qua. curiosità, quella, ma effettivamente poi ci voleva un lavoro a A monte. monte fatto prima. E allora, come dicevo in precedenza, andiamo a quella che è la conclusione e, come facciamo di consuetudine, noi chiediamo di provare a trovare degli elementi positivi da proporre ai cittadini saronnesi, perché insomma si guarda un po' al futuro e sembra che sia molto scuro. Però siamo riusciti anche nelle precedenti interviste a trovare qualche elemento di positività. Secondo lei cosa può essere, quale può essere un elemento che possa dare fiducia? Ma un elemento che possa dare fiducia, allora innanzitutto avere coscienza delle nostre capacità, delle nostre possibilità. Il popolo italiano in generale, quindi il discorso vale anche per i saronnesi, è un popolo che ha sempre reagito nei momenti più bui della storia italiana, ha sempre reagito in maniera positiva, venendone fuori sempre a testa alta. Non è la prima volta che l'Italia attraversa questi momenti così difficili e bui ed è sempre riuscita a venirne fuori bene. Quindi questo ci deve lasciare anche sperare, anche se in questo momento si richiedono tanti sacrifici. Però credo che ormai più in basso di così non ci si può arrivare. C'è solo la risalita che ci aspetta la risalita e quindi questo ci deve dare la forza di dire andiamo avanti, stringiamo i denti ancora per un periodo limitato, però ormai si comincia a intravedere forse la luce. Abbiamo fatto tanti sacrifici e giungerà il momento per poter raccogliere i frutti di questi sacrifici. Quindi questa è la speranza che ci deve guidare in questo prossimo futuro, nel senso di dire dobbiamo venirne fuori e sono sicuro che questo ci riusciremo tutti assieme, no? Lavorando tutti quanti assieme e tutta opposizione e maggioranza dobbiamo capire che dobbiamo lavorare per il bene della città, che qualunque proposta non deve essere scartata a priori perché viene dall'opposizione, allora io non te l'accetto, o viceversa perché la fa la maggioranza, io opposizione la devo scartare. Se siamo convinti che qualunque cosa, qualunque decisione, da qualunque parte venga, è per il bene della città, allora deve essere accolta appieno. Questo almeno è lo spirito che porterò avanti personalmente nel Consiglio Comunale, nel mio lavoro di consigliere di opposizione. Io sono aperto a
alle varie proposte che provengono dalla maggioranza e che mi rendo conto che vanno per il bene della città. E mi auguro altrettanto che anche la maggioranza sia aperta a delle proposte che provengono dall'opposizione, ma che se vengono fatte per il bene della cittadinanza li possa anche accogliere. Questo è l'augurio che posso fare per il prossimo futuro. Io allora la ringrazio dell'ospitalità intanto e della cortesia nelle sue risposte e vi ricordo che poi avremo altri appuntamenti con quelli che sono gli esponenti dell'amministrazione locale, quindi appuntamento alla prossima intervista.